un'azienda innovativa e così all'avanguardia come HPE, che cosa intende fare, come contribuire allo sviluppo dell'HPC e delle AI in un'ottica di dare un supporto concreto alla ricerca, che è uno dei settori chiave di questo paese. Buongiorno, ma noi come azienda abbiamo trasformato completamente la modalità di fare innovazione al nostro interno. L'innovazione si basa su quattro pilastri: uno sono i nostri laboratori di ricerca e sviluppo, che per quanto riguarda l'HPC e l'intelligenza artificiale ne abbiamo alcuni in Europa e anche in Italia. Un altro è quello di costruire delle partnership con tutto il mondo dell'università, della ricerca e sviluppo. Un terzo sono acquisizioni e un quarto è supportare le startup. Quindi all'interno di questo nostro nuovo modo di fare innovazione, sicuramente la collaborazione con il mondo universitario della ricerca e sviluppo è fondamentale. Quindi quello che riteniamo è di poter, da questo rapporto con le università italiane, con le quali già collaboriamo da tempo, ma vogliamo intensificare con questo protocollo d'intesa maggiormente questa collaborazione, è di riuscire sia a trasferire tutte le nostre innovazioni e poter far sperimentare all'università, agli studenti, tutte le cose che mensilmente annunciamo e portiamo sul mercato, e dall'altro anche ovviamente aprirci a quelli che sono gli stimoli delle persone e dei ricercatori italiani, che possono ovviamente plasmare quelle che sono le nostre attività quotidiane nell'ambito della ricerca e sviluppo, e del fatto che portiamo immediatamente tutta questa innovazione sul mercato a livello mondiale.